c'entra il teatro con Boccaccio, che è stato un grande letterato, un grande scrittore, ha scritto poesie, ha scritto novelle, ha scritto poemi enciclopedici, ha scritto un sacco di cose, ma non ha scritto nulla per il teatro. Perché in realtà, adesso per spiegarvi che rapporto c'è tra il Boccaccio e il teatro, vi devo raccontare due cose su di lui, che comunque è un personaggio simpatico, perché lui fa parte delle cosiddette tre corone, le tre corone del 300, che sono le punte di diamante della nostra letteratura, della nostra storia della letteratura, cioè Dante, Petrarca e Boccaccio. Sono tutti e tre fiorentini, vivono tutti e tre più o meno nella stessa epoca, a cavallo tra 200 e 300, però un conto è parlare di Dante e Petrarca, un conto è parlare di Boccaccio, perché se vogliamo dirla tutta, erano caratterialmente molto diversi. Intanto, Boccaccio non ha conosciuto Dante perché è nato nel 1313, Dante muore nel 21, poi Boccaccio nasce a Certaldo, probabilmente vicino a Firenze, e in quel periodo Dante era già in esilio, fuori, lontano da Firenze, quindi non l'ha mai conosciuto. Però come carattere, il Boccaccio era molto diverso dagli altri due. Mentre Dante e Petrarca erano due grandissimi poeti, grandissimi artisti, tutto quello che volete, ma erano quel tipo di persone che, sapete quel tipo di persone che se valgono 10 si vendono per 100? Ecco, Dante e Petrarca sapevano perfettamente vendersi, erano degli ottimi promotori di se stessi. Il Boccaccio, se valeva 10, si vendeva per 2, era un uomo modesto, umile, di più, soffriva di un vero e proprio complesso di inferiorità. Per tutta la vita lui ha avuto questo complesso di inferiorità nei confronti dei due grandi, Dante e Petrarca, ma in generale soffriva di questo complesso di inferiorità. Perché? Tanto Boccaccio nasce figlio illegittimo, suo padre, Boccaccino di Chiellino, era un mercante, un opposto, era uno anche bravo, era uno che sapeva fare i conti, era uno che sapeva fare i suoi interessi, infatti lavorerà con la famiglia Bardi, che è una famiglia ricchissima di Firenze, e una famiglia di banchieri fiorentini, quindi insomma era uno in gamba, e viaggiando nei suoi giri per il commercio finì anche a Parigi, e Boccaccio si immagina, sogna, si è inventato un po' questa favola che lui potrebbe essere il figlio illegittimo di una discendente della dinastia regale francese, dei Capetingi, ma noi non lo sappiamo perché tanto la madre di Boccaccio muore proprio subito dopo la sua nascita, quindi poi non abbiamo notizie di questa donna, e quindi già era figlio illegittimo, però comunque il padre lo riconosce subito, lo tiene con sé, e anche quando poi si sposerà e avrà un altro figlio legittimo, Boccaccio, Giovanni Boccaccio, è il figlio primogenito, quindi non ci furono problemi da questo punto di vista, ma lui era un ragazzo sensibile, sicuramente questa cosa un po' l'ha fatto patire. E poi con suo padre non andava così tanto d'accordo, perché? Perché questo povero uomo era un mercante, un banchiere, era uno che di letteratura, di poesia non ne sapeva niente, era uno che faceva i conti e sapeva farli bene, e non si preoccupava certo che suo figlio avesse passioni letterarie, lui voleva che suo figlio diventasse un mercante, come era tradizione di famiglia, un banchiere, insomma uno che faceva sui soldi. E quindi lo ha spedito a studiare contabilità, a studiare mercatura, in modo tale che continuasse la tradizione di famiglia. Questo povero bambino che proprio non l'aveva in testa sta roba del conteggi, non gli piaceva, lui voleva studiare poesia, ma a Firenze in quel periodo non c'era più il dolce stinovo, cioè era ormai esaurita la corrente del dolce stinovo quando Boccaccio è un bambino, non trovò dei grandi insegnanti che potevano aiutarlo a tirare fuori questa sua voglia di studiare poesia, di studiare letteratura, non aveva una guida. E quindi era lì che studiava i conti, i conteggi, la matematica come voleva suo padre, ma non ci riusciva. Fatto sta che quando poi nel 1327 la famiglia si trasferisce a Napoli, perché il padre diventa il responsabile della banca dei Bardi a Napoli, quindi era uno, come vi dicevo, era uno tosto il padre del Boccaccio, quando si trasferisce a Napoli, questo padre, visto che il figlio di conti non ne voleva sapere, lo iscrive all'università di giurisprudenza,
che è un'altra botta tremenda per Giovanni, perché figuriamoci, anche lì diritto, leggi, non gli interessava, lui voleva studiare letteratura, non gli interessava, però comunque ha studiato lo stesso questa legge che suo padre gli ha imposto, e intanto lui per 12 anni ha studiato robe che non gli interessavano. E poi dopo si è rifatto, perché poi ha studiato per tutta la vita, ha scritto un sacco di cose importanti, ma nell'adolescenza, nell'epoca in cui il cervello è pronto, è aperto per ricevere nozioni, per formare la personalità, questi 12 anni così importanti della sua adolescenza, che sono i vostri, quelli in cui bisogna sfruttare il tempo studiando le cose che formano la personalità, e lui ha passato a studiare cose che non gli hanno formato per niente, perché non era nella sua indole. Quindi questo è il fatto di aver perso questi 12 anni di tempo a studiare cose che non gli interessavano, gli è rimasto addosso come una sorta di complesso di inferiorità. Lui per tutta la vita si è sentito inferiore ai grandi, Petrarca, Dante, pensate che ha anche scritto un'elegia su Dante, che lo adorava, ovvero una venerazione per Dante, anche che Virgilio non ha mai conosciuto, anche nei confronti del Petrarca, poi diventeranno amici, sì, invece loro si conosceranno, ci sono solo 9 anni tra Petrarca e Boccaccio, quindi diventeranno poi grandi amici nella maturità, e anche nei confronti del Petrarca ha scritto testi che lo esaltavano, insomma era proprio una brava persona. Però lui per tutta la vita si portò addosso questo complesso di inferiorità, e pensate che nonostante tutto lui cercò sempre di affermare la sua persona come un letterato, e quando a Firenze cercò in tutti i modi di trovare un posto fisso, no, diciamo così, come letterato, non riuscì a trovare nulla né a Firenze né nelle altre corti dell'epoca dove cercò di proporsi come, appunto, come uomo di lettere. Pensate l'ironia della sorte, il governo fiorentino, quando aprì lo studium, che era una sorta di università, diciamo una specie di università di lettere, e voleva che fosse il Petrarca a venire a insegnare a Firenze, chiese proprio al povero Giovanni Boccaccio di andare dal Petrarca a convincerlo a venire a insegnare a Firenze, in questo posto fisso, che invece magari potevano darlo al Boccaccio. Beh, comunque lui, che era una brava persona, andò dal Petrarca, cercò di convincerlo a venire a diventare insegnante, docente, stabile a Firenze, vabbè, poi il Petrarca non accettò, andò dai Visconti a Milano, ma questo è un altro discorso. Voglio dire, è una persona proprio generosa, una brava persona. Pensate che si preoccupò così tanto anche di sviluppare la situazione culturale della sua città, che a un certo punto si prese a vivere in casa un personaggio anche un po' scubbio, diciamo così, un certo Leonzio Pilato, che sapeva benissimo il greco e riuscì a fargli dare una cattedra di greco, perché voleva che il greco venisse studiato nella sua città. Il greco non era così comune a quell'epoca, Dante non lo sapeva, Petrarca così, invece Boccaccio fu un grande esperto di greco, proprio perché si mise in casa questo docente e lo mantenne per anni mentre questo insegnava nello studium a Firenze greco alla città. Quindi è una gran brava persona. Ciò nonostante le cose non gli andarono così bene, perché comunque però ecco, quando nel 1327 il padre fu mandato a Napoli, tutta la famiglia si trasferì a Napoli, è vero che Boccaccio fu iscritto all'università di giurisprudenza, ma lì una botta di fortuna, perché all'università di giurisprudenza di Napoli in quell'epoca c'era a insegnare diritto Cino da Pistoia. Voi sapete chi era Cino da Pistoia, l'avete sentito parlare? Cino da Pistoia è uno dei grandi poeti dell'epoca sinnovista, era un amicissimo di Dante, ovviamente aveva già una certa età quando Boccaccio lo incontra, però era uno dei grandi del dolce sinnovo, Dante, Guido Cavalcanti, Guido Guinizelli, Cino da Pistoia, insomma un grande letterato che effettivamente era anche un giurista e insegnava diritto all'università, ma era un grande letterato. Giovanni trova quest'uomo, segue le sue lezioni di diritto all'università, ma figuriamoci, diventa il suo allievo prediletto, fa lezioni private da solo di letteratura, insomma finalmente trova una guida, e con questa guida finalmente
può lasciare andare la sua passione letteraria e comincia a scrivere. E Boccaccio ha scritto di tutto, ha scritto a parte le opere giovanili, Filopolo, Filostrofo, il Tezeda, che sono poemi sia in prosa che in latino, che in versi, non in latino, scusate, in versi. Ma poi, verso la fine della sua, nella seconda parte della sua vita, ha scritto delle robe mastodontiche, che ne so, tutte in latino tra l'altro. Ad esempio ha scritto, a parte Decameron, che poi ne parliamo, il De Montibus. Il De Montibus è una sorta di enciclopedia geografica in latino, dove lui racconta per filo e per segno, descrive dettagliatamente tutti i luoghi geografici citati dalla storia, dalle poesie, dalle origini ai suoi tempi. Cioè, tutti i luoghi geografici citati da Omero, Iliade, Eneide, Dante, cioè, di tutto, un'enciclopedia. Poi scrive il Decatibus Virorum Illustrium, cioè, è sempre in latino, la storia di decine, centinaia di personaggi che hanno avuto delle sventure, racconta le sventure di grandi personaggi storici, ma parte da Adamo ed Eva, e arriva l'ultimo che racconta è il gran maestro dei Templari, José de Muillet, che è stato poi bruciato nel 1314, arrivo. Quindi racconta una roba enorme. Poi scrive un'enciclopedia sui rapporti familiari degli dei dell'Olimpo. Voi avete presente Giove che si sposa Era, che poi ha 27 amanti, che hanno i figli illegittimi. È una cosa difficilissima la genealogia degli dei o dell'Olimpo. Lui la scrive e la descrive. E poi scrive anche De Mulieribus Claris, cioè la biografia di 106 donne illustri. Donne, cioè siamo nel 300. Il Boccaccio in tante cose è stato un grande precursore, perché fa una descrizione, cioè delle biografie di donne illustri, anche queste dall'antichità ai suoi tempi. Ma stiamo parlando di un personaggio che vive nel 300, non c'è il femminismo, le donne erano la donna angelicata, la donna sublimata, tutto quello che volete, ma era un oggetto, non era un soggetto. Invece lui descrive, fa delle biografie delle donne, e ancora di più fa l'elegia di Madonna, scrive l'elegia di Madonna Fiammetta. Cos'è? L'elegia di Madonna Fiammetta, ragazzi, è un trattato di psicanalisi 600 anni prima di Freud. Perché questa Fiammetta non è quella di cui lui si innamora, è una donna che si chiama Fiammetta, sposata, sta a Napoli, si innamora di Panfilo, hanno una relazione, poi Panfilo l'abbandona e se ne torna a Firenze. Questa, disperata di questo abbandono, comincia a piangere e il Boccaccio scrive questa elegia, che è il racconto di questo pianto, di questa disperazione, è tutta un'introspezione psicologica di questa donna, che oltre a fare questa introspezione psicologica, quindi stiamo veramente anticipando Freud di 600 anni, ma racconta in prima persona, cioè è una donna che parla in prima persona, è una donna soggetto del poema, non è la donna oggetto che esisteva a quell'epoca, è una donna soggetto, era lì, una cosa del genere non era mai successa, proprio dobbiamo tornare forse alla Sappho dell'antica Grecia, vabbè, lasciamo perdere. Cioè, Boccaccio è stato un innovatore pazzesco. E perché vi parlo di questo discorso sull'innovazione? Perché voglio tornare al discorso del teatro. Boccaccio non ha scritto niente per il teatro, però, secondo me, non solo secondo me, è stato un precursore di un tipo di teatro particolare che è nato proprio in Italia un po' di anni fa. Perché, allora, voi andate a teatro, ci sarete andati, a parte oggi, ma ci sarete andati, no, a teatro. Quando andate a teatro, di solito vedete sul palcoscenico delle scenografie, degli attori, sicuramente più di un attore, due, tre, quattro, cinque attori, dei costumi che recitano un testo teatrale. Questo testo teatrale voi lo vedete recitato come se fosse un quadro, no? Vedete sul palcoscenico questo spettacolo. Ecco, voi siete 90, 100, 2000, forse qualsiasi numero, gli spettatori vedono uno spettacolo che sta sul palcoscenico.
con questo teatro di cui vi parlo adesso, che è stato inventato proprio circa una quarantina di anni fa in Italia, sulla falsa riga dei monologhi di Dario Fo, quando Dario Fo andò in scena con il mistero Ruffo, inventò questa sorta di teatro che poi è stato sviluppato da altri attori, sempre italiani, non so, Gabriele Bacis, Marco Paolini, Marco Bagliani, Laura Pulino, tanti altri, e poi è sempre in evoluzione, che si chiama teatro di narrazione. È un tipo di teatro diverso, perché in scena non c'è né scenografie, né costumi, né tanti attori, di solito c'è un attore, in linea di massima vestito anche abbastanza, attore o attrice, vestito anche abbastanza di nero, insomma qualcosa che non attiri troppo l'attenzione, che racconta delle storie. E il teatro dove sta? Il teatro sta qua, cioè tra io che vi racconto delle storie e voi che ve le immaginate. E qua si crea il teatro, ma non è un teatro uguale per tutti, perché tutti voi, quando sentite raccontare da un attore capace a farlo queste cose, queste storie, voi diventate registi del vostro spettacolo. Voi siete 90, voi vedrete qua dentro, qua, si creeranno 90 spettacoli diversi che ognuno di voi, grazie alla sua memoria, alla sua storia, alla sua fantasia e alla sua immaginazione, in base a quello che io vi racconto, si immaginerà uno spettacolo. Il teatro di narrazione è questo, è l'immaginazione, la fantasia che si crea tra lo spettatore e l'attore. In un certo senso diventiamo tutti attori, o meglio, tutti registi, perché voi dovete essere co-registi dello spettacolo che io vi presento. E in un certo senso, se pagaste un biglietto, bisognerebbe dividere il biglietto a metà lo va a me e metà va a voi, perché nel teatro di narrazione tutti lavoriamo, ma in questo modo c'è una infinità di spettacoli che vengono messi in scena. E il buon Boccaccio, quando scrive il Decameron, ragazzi, inventa il teatro di narrazione 700 anni prima. Perché cosa fa? Il Decameron, beh, ovviamente la storia del Decameron è un libro scritto in prosa, sono 100 novelle che Boccaccio raccoglie e scrive, ma queste 100 novelle non sono semplicemente raccolte, queste 100 novelle sono raccontate da 10 ragazzi che ogni giorno si ritrovano e si raccontano l'uno all'altro queste novelle. Cosa vuol dire? Che mentre uno di loro racconta, gli altri, per forza di cose, devono immaginarsi la storia e in questo modo creano il teatro. Ecco, il Boccaccio si inventa questo libro che è il Decameron nel 1348, che è una data importante per l'Europa, perché cosa succede nel 1348? Ecco, ma la peste, noi adesso diciamo così come se niente fosse. La peste, tanto prima non c'era stato niente del genere e l'Europa stava anche abbastanza bene perché era un periodo abbastanza buono, avete sentito parlare della rinascita dell'anno 1000, ecco, eravamo ancora in quel periodo abbastanza buono, insomma si erano inventati anche attrezzi per coltivare meglio la terra, c'era più cibo, la popolazione europea cresceva, c'erano le città che erano fortificate, si stavano fortificando i comuni, le signorie, insomma c'era una situazione buona dal punto di vista sociale, la popolazione stava abbastanza bene. Nel 1348 a Messina, a Venezia e a Genova sbarcano, approdano delle navi dal Medio Oriente che scaricano uomini, merci e topi. Topi che portavano questo bacillo terribile, questo morbo terribile che arrivava dal Medio Oriente dove si era già sviluppato. E nel giro di pochissimo questa peste nera invase l'Europa dimezzando la popolazione europea con una virulenza, con una violenza che è inaudita, noi non ce la possiamo nemmeno immaginare. E praticamente poi non ha più smesso, perché è la stessa peste che troviamo nel Manzoni, nei Promessi Sposi, certo a periodi alterni, ma questa peste ha continuato poi a imperversare con grossi periodi ovviamente di pausa, ma ha continuato a imperversare in Europa. E è stata una roba devastante, la prima volta che è arrivata è stata devastante, perché poi dopo uno, vabbè, lo sa, ah ecco la peste, sappiamo cos'è.
vabbè, tanto non c'erano medicine, ma non c'era neanche il tempo di curare la gente, perché ti arrivava addosso questo bacillo, che bastava che sfiorassi uno che era malato o che andasse un topo in casa con questa malattia, era facilissimo prendersi la peste, e cominciavano a uscire questi buboni, puplenti, pieni di pus nell'inguine, nelle ascelle, nel collo, nel giro di un giorno, due, morivano. Non c'era tempo di gestire, di gestire la cura, di gestire i rapporti familiari, tutto saltò in aria, rapporti familiari, amicizie, affetto, solidarietà umana, i preti non riuscivano neanche più a pregare, non si riusciva a fare più niente, non esisteva più il panettiere che faceva il pane, non c'era più cibo, era tutto talmente, è stato tutto talmente veloce e violento che l'Europa è stata devastata da questa situazione, non è rimasto. È stato un periodo incredibile, soprattutto perché era la prima volta che arrivava nel 1348, no? E il Boccaccio la descrive nel proemio del Decameron, la descrive proprio bene, se non avete voglia di leggere il Decameron, però il proemio dovreste leggerlo, perché è un quadro d'autore che descrive la violenza e il terrore che ha creato questa situazione. E in questa situazione così disordinata, perché erano saltate tutte le regole dei rapporti umani, erano saltato tutto, non c'era più niente. In questa situazione così disastrosa, con queste città puzzolenti, piene di cadaveri in putrefazione, animali che morivano, case che bruciavano perché si cercava anche di bruciare tutto quello che si poteva, che poteva essere stato infettato, perché ovviamente uno cercava di salvarsi come poteva. E quindi immaginatevi questa devastazione di puzza e di cenere, di roba bruciata. Ecco, in questa devastazione un giorno per caso si incontrano a Santa Maria Novella, con la bellissima chiesa di Firenze, sette giovani fanciulle, giovani dai 18 ai 28 anni, tutte ancora vive, tutte più o meno amiche, si conoscevano, erano anche di buona famiglia, tutte ragazze di una certa classe sociale, che si guardano e dicono: ma noi siamo ancora qua, siamo ancora vive, ma sono morti tutti, non abbiamo più famiglia, non abbiamo più amici, cosa facciamo? E andiamo via, cosa stiamo a fare qui a Firenze, che è tutto morte, putrefazione, ci sono ancora le colline su a Firenze, le colline sopra Firenze, sono ancora più o meno, cioè abbiamo delle case, perché erano tutte di buona famiglia queste ragazze, abbiamo delle ville, andiamo a rifugiarci là, non c'è ancora la peste, la scappiamo via. E una di queste dice: sì, è vero, però magari noi siamo sette donne, giorno sole, vediamo se troviamo qualche uomo che ci aiuti, no, in questo percorso. E trovano lì altri tre giovani che conoscono, perché uno di loro è parente di una delle ragazze, un altro ha un intrallaccio con una delle ragazze, insomma si conoscono, si parlano, tutti d'accordo, dicono: andiamo perché cerchiamo di salvarci la vita. E cosa fanno? Partono ovviamente con qualche servitore, perché si portano dietro qualche servitore che era ancora sano, che insomma era ancora vivo, se lo portano con loro, e partono per questa villa. Ora, arrivati in questa villa, voi dovete immaginarvi una villa sulle colline fiorentine, una villa di una famiglia anche altroccata, quindi immaginatevi sta roba con capitelli, colonne, portici, tendaggi, mobili elegantissimi, il giardino, un giardino enorme con fiori, frutti, fontanelle, statuette, ruscelletti, insomma immaginatevi una cipresso, immaginatevi una bella villa sulle colline fiorentine, sulle colline toscane. Ecco, arrivano lì e cominciano subito a decidere tra di loro di organizzare la giornata. Perché? Perché loro sono molto preoccupati di fare tutto quello che si deve fare con una regola, con delle regole ben precise. Perché questa storia della regola? Infatti il Boccaccio, quando parla di questa brigata che parte, la descrive come l'allegra e onesta brigata. Onesta proprio perché loro ci tengono moltissimo a darsi delle regole, a stare attenti a seguire delle regole ben precise, perché vogliono allontanarsi da quel disordine, da quella
dissolutezza dei costumi che si era creata nella Firenze, che loro hanno abbandonato a causa della peste. E quindi si danno delle regole ben precise. E le regole sono che tutte le mattine si svegliano, fanno colazione, poi vanno, fanno la toilette in casa, poi vanno a farsi una passeggiata, poi pranzano insieme, dopo pranzo fanno un riposino e dopo il riposino si ritrovano di nuovo tutti insieme a chiacchierare e a raccontarsi novelle. Cosa vuol dire raccontarsi novelle? Vuol dire che ognuno di loro racconterà agli altri una novella e ogni giorno, queste novelle avranno dei temi diversi. Ognuno di loro, ognuno di questi 10 ragazzi, ogni giorno deciderà un tema, perché ogni giorno uno di questi ragazzi è il re o la regina di questa giornata. E il re o la regina di questa giornata decidono tutto, decidono il tema delle novelle e anche tutto quello che si deve fare in questa giornata. Quindi ognuno di loro racconterà agli altri una novella su quel tema. L'unico che è un po' fuori dalle regole è uno dei ragazzi che si chiama Dioneo e chiede di non seguire questa regola, di poter raccontare ogni giorno una cosa che lo diverte di più. Quindi è l'eccezione che conferma la regola. L'onesta brigata è anche proprio perché si chiama brigata, perché si dà tutte queste regole. E poi perché è allegra? Ma perché vuole vivere, vuole giocare la vita, vuole giocare le carte che ha a disposizione, ok? Ma noi conosciamo Boccaccio spesso per sentito dire come di un personaggio che ha scritto cose molto licenziose, molto intriganti. Beh sì, c'è anche questo, nelle novelle c'è l'umanità, ci sono gli esseri umani che hanno anche questo aspetto, c'è di tutto nelle novelle del Boccaccio. Però non solo questo, anzi, tutt'altro, egli prende in giro i difetti umani e in questo modo i difetti umani gli permettono di raccontare tante storie. Ad esempio, nella giornata in cui Elissa, una delle ragazze, decide di porre come tema il motto di spirito, cioè in quel modo, quella caratteristica tipica dei fiorentini, dei toscani, di dire una battuta e di togliersi l'impiccio. Lui tira fuori delle novelle divertentissime, anche molto corte, come quella di Chichibio, il cuoco Chichibio. Chichibio è un cuoco veneziano e sta a Firenze però perché è al servizio del messer Currado Gianfigliazzi. Questo messer Currado, che è un nobile signore, è andato a caccia e ha cacciato una gru. Avete presente quegli uccelli che si trovano nelle stagne? Le gru. Non è così usuale cacciare una gru, ma ha cacciato una gru, la porta al suo cuoco Chichibio e gli dice di cucinargliela perché in serata avrà degli ospiti molto importanti, quindi vuole fare una bella figura con questa bella gru, bella grossa. E allora Chichibio, da bravo cuoco, si mette a cucinarla e comincia col suo spiedo a girare con gli zingoli, sapete, profumini, aglio, rosmarino, alloro, e comincia a cucinare fuori quel bel profumino di arrosto che sentiamo quando facciamo l'arrosto buono. E questo profumino di arrosto comincia a uscire anche dalla cucina e va a finire sotto il naso di una ragazza che abitava lì vicino, che è donna Brunetta, che ha un trallazzo con Chichibio. E allora Brunetta, affamata, va in cucina da Chichibio e gli chiede: oh Chichibio, come me la dai la coscetta della gru? Tossa, ma non posso dartela la tua, non posso, no, ma toccio il mio rosto, no, non posso, e non è mio, è del mio parocchio. Chichibio, senti, guarda che se non mi dai la coscetta, io non ti do più nulla, quando tu mi chiedi tutte le mie cosine belle, io te le do tutte, ma tossa, ma le tue cosine belle sono le tue, questo rosto non è mio, è del mio parocchio, non posso, insomma lei glielo insiste, alla fine stimolo. Cede e gli dà sta coscia, lei si mangia sta coscia, bella contenta, se ne va via. Oddio, adesso non le racconto mio paron che ho sta gru senza una coscia. Cosa faccio? Ci metto un po' di patatine, se ne accorgerà. Oddio, cosa fa? Gli porto sta gru senza la coscia. E vabbè, porta sta gru senza la coscia, che si vede benissimo che manca la coscia. In tavola con tutti gli ospiti, messer Currado lì. E messer Currado non è scemo? Oh Chichibio! E la coscia?
hanno una gamba sola. Come hanno una gamba? Ma che io, ma te tu mi prendi per grullo? Non per uno, le gru mi gelosurano una gamba sola. Chichilio, domattina andiamo allo stagno e lì vedremo se le gru hanno una gamba sola. Chichilio si passa la notte disperato, non sa cosa fare, come me la risolvo sta cosa, che le gru sono con due zampe, me ne ho mangiata una. Vabbè, vanno, al mattino partono, vanno allo stagno, lui segue il suo padrone a piedi, il padrone è a cavallo, arrivano allo stagno e l'alba e ci sono un sacco di gru. Ma le gru stanno dormendo perché è l'alba e quando dormono le gru stanno su una gamba sola. Ah sì, che mi va bene, c'è una gamba sola. Baron, abbia visto che le gru hanno una gamba sola? Torniamo signor Castel, torniamo a casa, c'hanno una gamba sola. Chichibio, non mi prendere per il rullo. E si avvicina alle gru e fa oh, oh! E le gru ovviamente si svegliano, tirano giù la zampa e volano via. E Corrado, il messer Corrado, che insomma è arrabbiato, ma è anche divertito, dice oh Chichibio, come me la spieghi sta cosa che adesso hanno due gambe? E Chichibio, Tarun, ma voi, ieri sera, al mio rosto, non avete fatto oh, 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 e se che fate oh, oh, e poteria essere che anche l'arrosto tirava fuori la zampetta, non so, ecco questo è il nostro spirito, no? Che riesce a... Poi ce ne sono tante, ce ne sono... Ah, ce n'è una che dico per... che è precorritrice nei confronti della società moderna, cioè Madonna Peronella, non Peronella, Filippa, Donna Filippa, che ha un amante, sposata, un amante, suo marito la trova a letto, si chiama Pistoia, va su tutte le furie, la trascina in tribunale, tra l'altro in tribunale era una situazione, c'era una legge a Pistoia che le donne venivano trovate, che tradivano il marito, venivano bruciate vive, quindi insomma... E lei deve confessare, però per essere condannata il giudice le dice io ti condanno solo se tu confessi che hai tradito tuo marito. Ora voi direte, cioè sta qui cosa fa? È scema, confessa, no, sarà ben zitta, racconterà una storia, no, una regia. E questa dice, invece mi dice, tanto questa legge è stata fatta solo dagli uomini senza tenere conto delle donne, che magari era meglio, sarebbe stato più giusto tenerne conto. E poi comunque... Poi, lo dice il Fiorentino, voi, signor giudice, chiedete un po' al mio marito Rinaldo se mai io mi sono negata a lui, se tutto quello che lui ha voluto io glielo ho sempre dato o no. E il marito Rinaldo che lì dice, in effetti, io non posso lamentarmi di mia moglie, stiamo parlando ovviamente, no, dei rapporti coniugali, mia moglie è sempre stata ligia al dovere coniugale, non ha mai fatto... niego di nulla, sono ampiamente soddisfatto di questo. E lei risponde al giudice, e allora, se mio marito ha preso da me tutto quello che gli abbisognava, io di quello che mi avanzava, cosa dovevo farne? Gettarlo ai cani? No, l'ho dato al mio amante che mi ama. Vabbè, è un altro genio, no? Che poi il Boccaccio ci dice che la legge fu cambiata da quel momento in poi. Ma è di una modernità straordinaria questa cosa, cioè, pensate, siamo quasi al lavoro libero. Vabbè, ma queste sono le novelle del morto di spirito. Poi ci sono le novelle, ce n'è una divertentissima che riguarda, che prende in giro gli ingenui. Il Boccaccio ce l'ha tantissimo con gli ingenui, con le persone che si fanno abbindolare, no? E uno di quelli che fa abbindolare più di tutti è Andreuccio da Perugia, che non è uno stupido, eh? Andreuccio da Perugia non è uno stupido, è un giovanottone, bello, insomma, giovane, pieno di vita, sempre vissuto sui monti, vicino a Perugia, e finalmente viene mandato dal padre a Napoli a comprare i cavalli. La famiglia di mercanti, sono benestanti, il
padre gli dà questi 500 fiorini d'oro che erano sopra folle, lui per la prima volta esce di casa, se ne va verso la città per fare questo commercio, insomma si sente anche molto importante, però con tutti questi danari che lui si tiene nel borsello qua davanti, perché anzi qua appena arriva a Napoli vuole subito andare a vedere dove comprare questi cavalli, e la prima cosa che fa è mettersi questi danari, ma fa in albergo, si alloggia e poi va al mercato con tutti questi danari nel borsello e continua a parlare con i vari commercianti dicendo che io ho i danari perché io sono di Perugia, sono venuto qua a comprare i cavalli perché sono a Perugia, non avevo solo lì i ciucci, ma ho tutti questi danari, mi sembra un po' fannariello col Marzucchio, dice ho i danari, io ho i danari. Continua a dire che ha questi danari perché vuole far capire che lui ingenuo, lui è convinto che facendo vedere che ha tanti soldi tutti lo tratteranno bene. Siamo a Napoli, dovrebbe... No, però non è così, lui ci crede e quindi è lì che continua a mercare, perciò tutti si danno, io devo comprare i cavalli, noi abbiamo tutti i ciucci e dobbiamo comprare i cavalli, vabbè. E va avanti così facendosi sentire bene da tutti, e tra i tanti che passano sul mercato c'è una bella signora che sta passeggiando al mercato, giovane, elegante, che il Boccaccio ci dice che per poco prezzo si dava al piacere altrui, quindi insomma è una prostituta. È accompagnata da una vecchia signora e sta passando per il mercato e vede questa signora a Napoli, c'è questo ragazzone tutto bello chiassoso, diciamo così, no? E pensa, qui ma si guaglione, tutti sti danari, ma non è che io vorrei riuscire a recuperare tutti sti danari, non è che la volta buona che mi metto in sistema, guarda quanti soldi, cioè. E mentre pensa a sta cosa, la vecchia che la stava accompagnando, una sua vecchia comare, qui, Andreuccio, vai per mamma, ma tu, ma tu non ti ricordi, ma io conoscevo tuo padre e tuo zio, quando è stato a Palermo, ti ricordi tuo padre è stato a Palermo, eravamo amici, già stai, ma che ci fai, Andreuccio? Sei spiccicato tuo padre, ti avrei riconosciuto tra mille, perché tu eri piccinissimo, anche tu mio, ma boh, quanto sei bello, Andreuccio, e Andreuccio che non sa chi sia, sta qua, sono contento, conoscevate mio padre, e dite, come l'avete conosciuto? E io stavo a Palermo quando tuo padre era a Palermo, e ci conoscevamo bene con lo zio, poi padre, vabbè, lasciamo perdere, anche questo faceva la prostituta, lasciamo perdere, e ci conoscevamo bene, tuo padre, gran signore, tanti studi, quanti danari, vabbè, e dove stai, Andreuccio, dove stai? Io sto qua, la locanda qua dietro, ma venitemi a trovare. Mo io sto qua nel campo perché devo comprare i cavalli, perché ho tanti danari, perché tutti noi abbiamo lì ciucci e qua dove sono venuta a comprare i cavalli. Ah, vedi, allora ti vengo a trovare oggi. Ciao, tutto bello, riba. E torna da Fiordaliso. Fiordaliso dice, qui, tu non conosci il guaglione? Io lo conosco assai, conosco bene suo padre, poi lo zio, quando viene a Palermo e comincia a raccontargli per filo e per segno la storia della famiglia di Andreuccio. E mentre racconta, vanno verso casa di Fiordaliso e Fiordaliso comincia a farsi un'idea di quello che potrebbe succedere, e quando arriva a casa ormai praticamente si è organizzata un piano per recuperare questi soldi. Questo piano è fatto in tre fasi. Prima fase, mandare via questa vecchia comare e darle un incarico o qualcosa in modo tale che lei non vada a trovare Andreuccio in albergo. Seconda fase, segare una trave del pavimento di legno che c'è in una stanza della casa sua, poi vi spiego perché. Terza fase, mandare una sua fantesca all'albergo di Andreuccio per farlo venire da lei. La fantesca va all'Andreuccio e dice, uè, signore, c'è la mia barona che vorrebbe conoscervi, ma non è venuta a essere perché non sembrava una cosa carina che la signora venisse da voi, ma venite, seguitemi. Andreuccio me l'ho convinto, uè, ho fatto conquiste e convinto che questa donna abbia delle interesse nei suoi confronti, ma segue la fantesca
e arrivano verso la zona dove abita Fiordaliso, che ragazzi si chiama Contrada Malpertugio. Ora, Contrada Malpertugio, poteva farmi venire in mente qualcosa Andreuccio? No, lui va tranquillo, va sereno e arriva a questa bella casa dove c'è questa bella signora, effettivamente insomma è una bella casa, lei fa quel lavoro che le rende dei soldi. Appena lui entra, lei, molto carina, molto elegante, uè Andreuccio mio, vieni, vieni, bacini sulla fronte, quanto sono contenta di vederti, vieni, mo te spiego, tu non sai nulla di me, e sarai stupito, ma tu devi sapere, Andreuccio, che io e te abbiamo tanto da raccontarci, perché io mo sto qua a Napoli, perché mio marito lavora qua, e fra un po' arriverà pure mio marito, così lo conoscerai. Andreuccio non ci capisce niente, che c'entra il marito? Lei, sì, lo conoscerai perché le riconosco, anche lui sai, fa parte della famiglia, quindi poi lo conoscerai, però io sono di Palermo, Andreuccio, e tu devi sapere che un po' di anni fa, quando tuo padre fu a Palermo, conoscete una bella guagliona che era vedova, che era molto benestante, e quella era la mia mamma, Andreuccio, e da loro nacque, tra loro nacque un grande amore, e da questo grande amore, Andreuccio, nascete io, Andreuccio, siamo fratelli e sorelle, ma non sei contento? Quanto sono contento io di averti trovato, ma che bello, insomma, gli fa credere di essere sua sorella. Sì. E gliela racconta anche perché sa tutti i dettagli della sua parentela che a lei sono stati raccontati dalla vecchia. E quindi Andreuccio, che non è scemo ma è ingenuo, ci crede e comincia a dire, vabbè, ok. E poi d'altronde, perché questo dovrebbe raccontarmi la palla? Uno dice, ma che motivo ha questo di raccontarmi questa storia così strana? Vabbè, lei continua a raccontarmi, ma poi a un certo punto viene l'ora di cena, Andreuccio vorrebbe andarsene in albergo, uè, ma che stai a pazziare? Ma tu sei a casa di tua sorella e te ne vai a cena alla locanda. Già è una cosa brutta che tu sei venuto a Napoli dove ci sta la tua sorella e te ne vai in albergo, e vabbè, pazienza, non sapevi che ci stavo, ma adesso tu stai qua con me e ci facciamo una bella cenetta. Ma sì, ma magari all'albergo mi aspettano. Uè, non c'è problema, io ci mando la fantesca che dica all'albergo che tu ceni a casa mia, così loro sanno che sei da tua sorella, sei tutto organizzato, Andreuccio, è tutto organizzato, non ti preoccupare. Insomma, Andreuccio si convince e si rimane. Rimane a cena, chiacchierano, e lui è sempre più convinto che questa è sua sorella. A un certo punto si è fatta una certa, Andreuccio vorrebbe andare a dormire. Uè, ma che tu sei uscito pazzo, perché a quest'ora della notte tu te ne vai a dormire, giri da solo in una città che non conosci, a Napoli, tu che stai qua a casa di tua sorella, non si parla proprio, tu stai qua con la tua sorella adorata, Andreuccio mio bello, tanto c'è già la camera pronta, lo convince a stare lì a dormire, e tutto sommato Andreuccio è contento, perché insomma ormai è bello convinto, anzi Fiordaliso gli dà anche un ragazzino per le necessità notturne, non pensate a necessità di altro tipo, non c'è l'ombra della pedofilia in Boccaccio, necessità, non so, avesse bisogno di un bicchiere d'acqua, di una coperta in più, era usuale avere un pancetto che dormiva con i signori all'ultra. Andreuccio, però contento, si mette in camera, va in camera, si toglie finalmente tutti questi vestiti, si toglie anche la borsa dei denari, perché tanto sono a casa di mia sorella, c'è pure il pagetto che mi aiuta. E poi Boccaccio, che delicatezza, dice, dovendo egli depositare il superfluo corporale accumulatosi durante la giornata, cioè di andare in bagno, chiede di andare in bagno. Ora, il bagno del 1300 non è vasca, jacuzzi o il rovinetto del lavandino, no, sono due, già era tanto averlo in una casa, è una stanzetta con due assi di legno per terra, con un buco in mezzo, uno va lì, si mette sulle due assi di legno, fa quello che deve fare e che cade nel buco e va poi a finire nella fogna, in una fossa comune, insomma, in qualche modo sparisce poi questi elementi spariscono. Ecco, vi ricordate il secondo punto del piano di Fiordaliso quando aveva fatto segare un asse di legno del pavimento della sua casa? Quello era l'asse di legno, quello per cui Andreuccio entra dentro
si mette i piedi sulle due assi, le due assi col peso si rompono e lui patapunfete casca. Meno male di uscire fuori da questa situazione e in qualche modo riesce a uscirne, va, si ritrova sulla strada e prima cosa va a battere la porta a casa di tua sorella, perché io devo rientrare. Aprite, aprite, io lo confesso lì, sono Andreuccio, io... Nessuno apre, urla, urla, urla. A un certo punto si apre una finestra e c'è fuori una vecchia fantesca. Uè, ma chi vuoi a chi stora da notte? Ma chi sei tu? Ma chi vuoi? Come chi sono? Su Andreuccio, tuo fratello di Madonna Fiordaliso. Aprite, aprite, sono cascata in tua merda, aprite. Ma chi vuoi? Ma chi sei? Ma chi ti conosce? Uè, guaglio, tu hai bevuto troppo, vattene a dormire, lascia dormire la gente onesta. E chiudo. E a un certo punto sulle due di notte cominciano ad aprirsi all'ingresso. Vi ricordo che siamo a Napoli nella contrada del campo del Malpertuglio, dove sono tante brave persone, no? E uno di questi esce dalla finestra. Uè, chi è su malamente che rompe o suono a gentoletta? Tu sì! Io non so cosa mi trattenga da scendere giù e spaccate a capo ammazzate! Uè, guaglio, state attento, E qualche un altro più leggero, più gentile. Guaglio, quello che ti è capitato fino a mo poteva via essere minta in confronto a quello che ti potrebbe capitare. Siete a me, piglia tra in saccoccia e vai e chiude. A questo punto Andreuccio, che non è scemo ma è ingenuo, comincia a essere un po' meno ingenuo. E dice, qua... Che fai? Che quando sono fortunato in una notte sola ho perduto 500 fiorini e una surella. Oh! Insomma, comincia a capire com'è la situazione e cosa fa? Tutto solente, nudo. Torno in albergo? Torno in albergo. Ma così? No, vado al mare, qua siamo a Napoli, c'è il mare, mi do una lavata. Almeno mi tolgo sta puzza addosso. E va verso il mare. Però Andreuccio, povero Cristo, anche un pochino sfortunato, perché mentre va verso il mare incontra due rossi figuri che stanno arrivando e però comincia a non fidarsi più tanto della gente e allora si nasconde in un capanno che era lì. Sfortuna vuole che questi qui stavano proprio andando in quel capanno, quindi entrano, lui sente che stanno parlando di cose non troppo pulite, capisce che sono due loschi figuri che stanno organizzando un piano, un furto. Lui sta zitto, però sta puzza tremenda che c'ha addosso, lo sentono e lo vedono e allora insomma si spiega, insomma, lui spiega quello che gli è successo, sti qua che sono napoletani e non sono fessi, immaginano quello che può essere successo e allora capiscono che potrebbe essere il luogo giusto per loro, perché loro stanno organizzando un piano di un furto molto importante, dove però avrebbero bisogno di un terzo uomo, che potrebbe essere Andreuccio, perché è messo male, disperato, ha bisogno di soldi. Ecco, il piano è di andare a rubare in una chiesa dentro una tomba, perché dovete sapere che proprio in quel giorno lì è morto un arcivescovo importantissimo di Napoli, è stato seppellito in questa tomba dentro la chiesa, dentro il Duomo, e è stato seppellito con gioielli, mitra, piede, un sacco di cose importanti, preziose, e soprattutto un anello di rubini preziosissimo, che vale molto di più dei 500 fiorini che sono stati rubati a Andreuccio. Insomma, lo convincono a partecipare al furto con loro. Andreuccio è un bravo ragazzo, quindi mai più si sarebbe pensato di trovarsi in una situazione del genere, ma che fa? Che fa? Deve andare, accetta, perché insomma poi deve recuperare un po' di soldi, deve tornare a casa, deve incontrare i cavalli, oddio, non sa più cosa. Accetta e va con loro verso la chiesa. Però
la puzza ce l'ha sempre addosso, e allora c'è un pozzo lì vicino sulla strada per la chiesa e i due loschi figuri gli dicono: ma facciamo una cosa, prima ti lavi, ti caliamo giù nel pozzo, ti lavi bene, poi quando hai finito, cioè il secchione, ti mettiamo dentro il secchione, quando hai finito scrolli la corda e noi ti tiriamo su. Non è una bella notizia per Andreucci, ma vabbè, facciamolo, insomma, non è così contento di fare questa cosa perché si fida un po' poco anche di sti qua, però si vuole togliere questa puzza di dosso, viene calato giù, comincia a lavarsi, tira la corda e viene tirato su. Ma in realtà non sono i goloschi figuri che lo tirano su, perché mentre lui era giù di sotto, i goloschi figuri erano su dal pozzo che aspettavano che lui si lavasse, vedono arrivare due guardie che stavano proprio andando verso il pozzo per bersi un bicchiere di acqua fresca. E però non arrivano a berlo, perché quando arrivano lì, e i goloschi figuri sono scappati perché hanno visto le guardie che arrivano lì, le guardie però tirano su la corda, che sentono pesante, convinte che ci sia il secchione pieno d'acqua, invece c'è Andreuccio che si sente tirare su. Quando arriva quasi al bordo del pozzo, ormai si è fatto un po' furbo, non aspetta che la tirano proprio su, arriva al bordo del pozzo, si aggrappa, e aggrappandosi le due guardie che si vedono quest'uomo nudo, si spaventano e scappano via. Però tanto comunque Andreuccio è uscito, riesce a uscire dal pozzo, i loschi figuri che si erano nascosti lo vedono, gli raccontano quello che è successo, ma vabbè, insomma, se ne vanno verso il Duomo, ormai lui l'ho pulito. Il Boccaccio non ce lo dice, ma qualcosa si sarà messo addosso, era Andreuccio, perché era nudo, comunque questo non importa. Vanno al Duomo, potete immaginarvi questo Duomo di notte, completamente buio, con tutti i vicini, vicino alla tomba dell'arcivescovo che è morto. Arrivano lì, c'è questa tomba, non è una tomba come quelle che abbiamo noi oggi, insomma, c'è il coperchio, gira sul coperchio, lì c'è il cadavere. Bisogna proprio calarsi dentro un fosso dove è stato calato il cadavere, tanto prima tirare su il coperchio di pietra, insomma, ci volevano tre uomini per tirare su questo coperchio, lo tirano su, lo bloccano con le sbarre di ferro, e poi secondo voi chi ci va dentro alla tomba? Voglio dire, Andreuccio non è così contento, ma ce lo sbattono dentro, alla fine lui si ritrova giù dentro la tomba assieme al suo cadavere, morto in giornata, non puzza ancora, che però effettivamente riluccica di gioielli, perché la roba è piena di gioielli preziosi, lui e Andreuccio effettivamente comincia a passare, prende le cose e comincia a passarle a su di sopra, no? Ai suoi complici. Però mentre sta facendo questo lavoro, diciamo, comincia a pensare, no? Perché sta cosa, io gli passo tutta sta roba, ma e poi se non mi tirano fuori. Comincia a avere sto patema d'animo, comincia a aversi dubbi, no? E intanto vede sto rubino, effettivamente è una roba grossa così, sto anello di rubini, e tanto prende sto rubino, per non essere proprio scemo, lui se lo mette in tasca e non lo passa su. Uè, Andreuccio, l'anello di rubini, dacci l'anello, non c'è l'anello, non lo trovo, c'è l'anello, devi trovare, non lo trovo, non c'è, sta... E questi qui capiscono che lui li sta fregando, allora prendono tutto quello che possono prendere, poi tirano via le sbarre, lasciano cadere la pietra del coperchio e scappano via. E Andreuccio si ritrova dentro la tomba da solo, perché non ha nessuna possibilità di tirarla, di uscirne, e che fa? Ah, e che faccio? Si tocca! Moro assieme al cadavere con tutti i vermi, ma se mi trovano mi impiccano perché ho rubato un arcivescovo. Ah! Insomma, è disperato, però comincia a sentire delle voci fuori dalla tomba, perché voi dovete sapere che siamo a Napoli, non per cavalcare troppo il gioco che siamo a Napoli, però insomma c'è un morto fresco di giornata, ricchissimo, pieno di questa bara piena di gioielli. I ladri di Napoli fanno a turno, no? Era praticamente a vedere chi ci arrivava prima, ma poi alla fine è chiaro che tutti ci provano. E mentre Andreuccio è lì sotto, c'è un'altra banda di altri tre ladri che stanno facendo lo stesso discorso che facevano prima. Tirano su il coperchio e Andreuccio sente proprio gli stessi discorsi, se ne sta ben attento a non farsi scoprire di nascosto lì in un angolino, sente gli stessi discorsi e sente che uno di loro, che Boccaccio ci dice essere un prete, non sappiamo prima, ma ci dice essere un prete, e dice: ma no, io non voglio entrare, entrate voi, perché hanno paura di andare giù, no? A un certo punto il prete dice: ma no, i morti mica mangiano i morti, ci vado io.
e comincia a scendere giù nella tomba, infila una gamba dentro a cavalcioni dentro la tomba e poi comincia a scendere giù. E Andreuccio, che è sotto e che vede sta gamba che sta scendendo, istintivamente si aggrappa a questa gamba e pensate quello di sopra cosa fa? Comincia a fare che si sente tirare giù, scappa via lui e gli altri subito scappano, questo c'è il prete che stava entrando nella tomba, scappa via, si tira fuori anche Andreuccio, poi scappa via perché sono spaventati a morte. Andreuccio si ritrova nella chiesa, libero, col gioiello in tasca, da solo. Si è fatto furbo, Napoli non lo vedrà mai più e finalmente Andreuccio ha terminato la sua lezione dall'adolescenza alla furbizia della maturità. Questa è una delle più divertenti e mette in scena l'ingenuità, ma io lo so che scusate, io ne sono perché a mezzo devo finire, datemi un mezzo. Però ci sono anche delle novelle drammatiche, perché ad esempio nella quarta giornata c'è Filostrato, che è uno un po' depresso, infatti Filostrato in greco vuol dire vinto d'amore, è uno un po' depresso, e vuole che come tema venga posto il l'amore finito male, l'amore tragico, l'amore che porta delle conseguenze tragiche. E vengono raccontate delle novelle terribili, come quella di Guiscardo e Gismonda. Gismonda è la figlia del principe di Salerno, ha questo amore con Guiscardo, che è un povero ragazzo che non ha i natali illustri che vorrebbe il padre fa ammazzare Guiscardo, gli fa strappare il cuore il padre della ragazza, gli fa strappare il cuore dal petto e lo porta a sua figlia dentro a una coppa d'oro, lo presenta a sua figlia dentro una coppa d'oro. Questa ragazza, disperata per quello che per l'orrendo atto che il padre ha potuto commettere, riempie la coppa di veleno, lo beve e muore anche lei, quindi tragicissima. Poi c'è un'altra altrettanto tragica di Conrado da Rossiglione, Guglielmo da Rossiglione. Questa Guglielmo da Rossiglione scopre che sua moglie lo tradisce e fa ammazzare l'amante, e anche in quel caso lì fa strappare all'amante il cuore dal petto e lo fa cucinare dal suo cuoco il cuore dell'amante, e poi lo presenta a cena alla moglie, che mangia pensando che fosse cuore di bue, fosse un qualsiasi pezzo di carne. Alla fine lui le dice che era il cuore del suo amante, gli racconta quello che ha fatto, e anche lei disperata si butta giù dalla torre del castello e muore. Cioè, ci sono tante novelle drammatiche, non è soltanto però io lo so che tutti pensano al Boccaccio come uno che racconta le cose un pochino più intriganti, e ci sono le novelle proprio intriganti come quelle della settima e dell'ottava giornata, quando il tema da raccontare è quello delle beffe, nella settima giornata il tema delle beffe che le donne fanno agli uomini, ai loro mariti. E qui effettivamente si sciolinano una serie di storie divertenti, ma in linea di massima Boccaccio non è solo licenzioso, è di solito licenzioso perché prende in giro anche dei modi di fare, dei comportamenti, si prende in giro l'ingenuità delle tante persone e poi in generale si diverte molto anche a sottolineare l'astuzia femminile, gli piace molto, lui è molto amante delle donne, tra l'altro ha scritto il Decameron, lui dice, per aiutare le donne a distrarsi, perché pensate, qui fa questo nel poema fa questo discorso, dice che le donne molto spesso stanno chiuse in casa, lavorano, filano, ricamano, insomma non escono come possono uscire gli uomini, come possono vedere tante altre gente di uomini, e quindi hanno più bisogno di distrarsi, quindi lui lo dedica molto alle donne questo poema. E ad esempio fra le beffe che le mogli fanno ai mariti ce n'è una molto carina, che è quella di Madonna Peronella, che è una signora pugliese, no, napoletana, che vive con suo marito, e sono poveri, vengono toccati tutti i ceti sociali col Boccaccio, sai, i più poveri, umili, i più ricchi, i nobili, i sacerdoti, i monache, insomma, chiunque.
E Donna Peronella fa fila la lana in casa, mentre suo marito fa il muratore. Gente molto modesta, però di solito Madonna Peronella sta in casa a filare la lana, mentre il marito va fuori a fare il muratore. E in questo andare a venire, insomma, Madonna Peronella, questa signora si è fatta un amante che le piace molto, loro si divertono molto spesso a casa di lei, nell'unica stanza che c'è in questa casa, perché non è una casa signorile, quindi insomma è stata abbastanza piccolina, e un giorno, mentre sono lì che fanno quello che devono fare, il marito, anziché è uscito per andare a lavorare, ma anziché starsi fuori tutto il giorno come ha sempre fatto, torna a casa e lei si ritrova in difficoltà. Oddio, che faccio con questo che sta qua, mio marito è tornato, al cielo mio marito, dice al suo amante di nascondersi dentro un doglio. Il doglio è l'orcio, sapete quegli orci bellissimi di terracotta, molto grossi, dove una volta si metteva dentro il vino, l'olio, cose di questo tipo. Ecco, loro avevano in questa famiglia, c'era in questa casa, c'era questo grande doglio, quello grosso in terracotta, che troneggiava nella camera da letto, anzi era anche un po' ingombrante, e ci stava benissimo dentro una persona, no? E questa povera donna che non sa cosa fare, infricati qua dentro, adesso ci penso io a mio marito che gli inventerò qualche cosa, tu stai qua dentro, stai zitto e non fiatare. Allora lui, l'amante, si infila dentro il doglio. La moglie scende, va dal marito anche cercando di fare un po' una scenata. Uè, ma io sto a casa tutto un giorno santo a filare la lana per riuscire a sbarcare il lunario, noi dobbiamo trovare i soldi per andare avanti anziché andartene a lavorare. Uè, che sei venuto a fare oggi? Il marito subito la tranquillizza e dice: però non ti preoccupare che io sono andata a lavorare oggi, ma ho soltanto qui questo signore, perché infatti lui arriva con un signore, con un suo compare, questo compare che ci compra il doglio per 5 guagliati e mo l'ho portato a casa, perché adesso andiamo a vedere lo doglio, se gli piace se lo porta a casa. Ma no, ma che ne stai? Che dici? Ma come 5 guagliati? Guagliato era la moneta napoletana. Come 5 guagliati? Così poco? No, no. Io, che sono una donna che dovrei imparare da te, ho venduto lo stesso doglio per 7 guagliati e mo ci sta su lo signore che lo compra, che sta guardando il doglio, lo sta osservando, lo sta controllando, se gli piace se lo porta via. E lui dice: mia moglie è stata più bella di me, ha trovato un acquirente per il doglio a 7 guagliati, io sono a 5. E quindi liquida questo povero uomo che è venuto, questo signore che è venuto con lui, dice: papà, mia moglie è stata molto più brava di me, scusatemi tanto, tornatevene a casa, noi abbiamo un altro acquirente per il nostro doglio. E vanno verso la camera da letto dove c'è dentro al doglio l'amante, che però ha sentito tutto e ovviamente sta al gioco. E esce fuori con la testa, mentre sembra lì intento a controllare questo orcio, e dice: buono, buono, questo doglio è molto buono, mi sta bene, lo compro, però voi chi siete? Io vorrei parlare con la donna con la quale ha fatto l'affare del doglio. No, dite pure a me che sono marito. Ah, ma buono, io lo compro, però sto doglio, intanto esce fuori, questo doglio è tutto sporco, ma chi ci avete messo dentro? Tutto incrostato, e che sedenzia, io lo compro, però deve essere pulito. E il marito, ben felice di guadagnare questi 7 cugliati, dice: no, ve lo pulisco, non c'è nessun problema, tranquillo che ve lo pulisco, anzi chiama la moglie, dice: Peronella, dammi una mano, dammi la roba per pulirlo, entro dentro con il lume e lo pulisco. Effettivamente il marito entra in questo doglio e comincia a pulirlo bene, no? Di dentro con il lume, con il raschietto, e la moglie, per enfatizzare questa situazione, per dare più importanza a questa situazione, si mette lì proprio a guardare dentro il doglio. Voi immaginatevi questa roba grossa così, no?
qua siamo tutti molto maggiorenni, no, non siamo maggiorenni, no, no, è vero, non siamo maggiorenni, però non importa, insomma, lei è qua che guarda dentro, il marito è dentro il doglio, lei è qua, così che guarda dentro il doglio, l'amante è lì, ragazzi, un attimo. un attimo e mentre lei è lì che guarda il marito che pulisce il doglio, l'amante fa quello che deve fare e poi il marito se ne esce e tutti hanno fatto quello che dovevano fare e la novella è andata. Ecco, questa è carina, è però ovviamente ecco, questa però esatto, però non posso non parlarvi, anche se non è particolarmente erotica, non posso non parlarvi delle novelle di Calandrino. Calandrino è un personaggio fiorentino e mi è piaciuto. Calandrino, che è uno dei tanti personaggi che il Boccaccio mette in scena, lui non è come Andreuccio che deve crescere, deve farsi curvo, lui è proprio fesso, non c'è verso. Calandrino crede qualsiasi cosa, gli fanno credere qualsiasi cosa e ha tutti i difetti del mondo, cioè è un credulone, è un buffone, è un tirchio da morire, è un goloso, iracondo, cioè ha tutti i difetti, è proprio cruciale, ce l'ha tutti Calandrino, ma poi è proprio fesso, non c'è verso. A Calandrino bisogna fargli degli scherzi. E il Boccaccio viene fantastico, infatti è l'unico personaggio che nel Cameron compare in quattro novelle, con delle avventure diverse, ma tutte le volte è sempre in compagnia di Bruno e di Spalmacco, che sono i suoi amici del cuore, che sono amici del cuore, però lo prendono in giro, gliene fanno di tutti i colori, ma anche perché proprio Calandrino se le lascia fare, non è possibile, come quando gli fanno credere che esiste l'elitropia. L'elitropia è una pietra che ti rende invisibile. Calandrino ci crede e pensa che se lui riesce a trovare questa pietra diventa ricco, perché se ci riuscisse potrebbe venderla e guadagnare un sacco di soldi. E quindi si lascia convincere da Bruno e Buffalmacco, i suoi amici, a andare a cercare questa pietra, che gli raccontano essere una pietra tondeggiante nerastra, sul greggio del fiume. Allora vanno insieme, perché poi Bruno e Buffalmacco si divertono molto a tessere delle beffe a Calandrino. E arrivati sul greggio del fiume, Calandrino comincia a raccogliere tutte le pietre scure che trova, riempiendo delle cofane di pietre, che poi sono anche molto pesanti da portare in giro, cioè questo. E man mano che le raccoglie, Bruno e Buffalmacco sono lì intorno, ovviamente raccolgono due pietre e basta, e invece lui si riempie tutto questo cassone di pietre. A un certo punto Bruno e Buffalmacco fanno finta di non vederlo più, cominciano a dire: e dov'è? Lo sta a vedere, è questo vischero. Ha trovato l'elitropia e non ci vuole dire niente, perché così se la vende e guadagna i soldi lui. Oh, sto maledetto! Oh, se dopo se ce l'avessi davanti agli occhi, cominciano a imprecare contro di lui, e facendo questa scena, Calandrino ovviamente lì, ma è convinto che loro non lo vedono, e sta ben zitto, perché effettivamente lui vuole vendere l'elitropia e prendersi tutti i soldi da solo, non vuole dividere con i suoi complici. E mentre loro imprecano contro di lui, a un certo punto cominciano a dire: oh, se ce l'avessi qua, piglierei questa pietra e gliela tirerei in testa, e combinazione lo beccano in testa, e io quest'altra la prenderei e gliela tirerei negli stigli. E vanno avanti così, continuando a buttargli ovviamente le pietre addosso. Lui, convinto che loro non lo vedano, comincia a pensare: accidenti, però, perché sono proprio fortunato, si sposta in continuazione, ma questi lo beccano sempre. E così arrivano fino in città,
dove Bruno e Buffalmacco si erano già messi d'accordo con altri signori per far credere appunto che Calandrino fosse invisibile, questi qua sono tutti d'accordo perché tutti si divertono a prendere in giro Calandrino, fanno finta di non vederlo, lui quindi convinto sempre di più di aver trovato l'elitropia, arriva a casa, scaraventa tutta sta marea di pietre nel giardino, esce fuori dall'uscio sua moglie Tessa, che non aveva ovviamente, non sapeva niente di tutta questa faccenda. Oh Calandrino, che lo vede benissimo, e che tu fai? Un'altra tua trovata con tutte queste pietre, vuoi rifare la casa? Calandrino, che pensa che lei lo vede, che capisce che lei lo vede, si convince che lei gli ha rotto l'incantesimo. Lo sapevo io che le donne rompono gli incantesimi, e comincia a prendere a botte sua moglie. Però poi donna Tessa si rifà in altre ce l'ha sempre e ce l'ha con la moglie, ragazzi, in altre novelle in cui gli fanno credere che è inciso e lui ci crede, ma un momento, il problema non è che lui ci crede, è che i suoi problemi quando lo convincono che è inciso sono che tanto lui non può, non può pensare di sopportare il dolore di questo parto, perché sa che le donne quando partoriscono hanno questo dolore, quindi vedete escono subito fuori i suoi difetti, la sua pusillanimità. Prima di tutto pensa, oddio, non posso sopportare questo dolore tremendo che mi capiterà quando dovrò partorire, non voglio assolutamente. Poi l'altro problema è da dove esce questo bambino, da dove lo faccio uscire. E poi l'ultimo problema che è fantastico, cioè all'ultimo il suo problema è colpa della Tessa, della mia moglie Tessa, perché di notte ella mi vuole sempre stare sopra e io lo sapevo che non va bene, che l'uomo che deve stare sopra, perché se la donna sta sopra, che dico cosa succede? È colpa di Tessa, e va a dare le porte a suo ma tra le tante novelle che volevo scegliere, ragazzi, ve ne regalo una finale che è di chiedo scusa agli insegnanti, questa è un po' stupida, non è stupida perché Boccaccio non è mai stupida. Boccaccio, anzi, spesso lo hanno accusato di questo, lui ancora in vita si è giustificato dicendo che non sono le cose che si raccontano volgari, ma il modo in cui si raccontano. È la forma che conta, ragazzi, non solo il contenuto, la forma è fondamentale. E Boccaccio ci ha detto che le sue novelle non sono mai volgari. Ma però questa qua, che è una bella, ecco, questa è una quintessenza delle bestie, perché si mette insieme una beffa incredibile, il fatto di trovare persone che sono proprio credulose. Dai, è quasi finito, state a sentire perché questa qui è proprio bella, mette in scena mette in scena anche la malizia di un prete, che è uno dei tanti temi che lui affronta molto spesso, perché spesso ce l'ha con, pur essendo un credente, assolutamente non un anticlericale, però ce l'ha con i rispetti di tanti preti che non si comportano nella maniera giusta. E qui siamo in Puglia. In Puglia i personaggi di questa novella sono Don Gianni, che è un prete di Barletta, compar Pietro, che è un uomo di una cittadina vicina, di un paesotto vicino che è Tresanti, e sua moglie, donna Gemmata. Ecco, dovete sapere che compar Pietro e Don Gianni fanno più o meno lo stesso lavoro, perché Don Gianni, vabbè, fa il prete, però dato che la sua parrocchia, la sua chiesa non è così ricca, lui si dà un po' da fare con la cavalla che ha, la porta in giro per fare mercanzia, per fare mercato, vende, compra le merci, le trasporta, insomma, fa su un po' di soldi per la chiesa, e di qua non ci sarebbe niente di male. E lo stesso lavoro lo fa compar Pietro, però compar Pietro è molto povero, lui e donna Gemmata sono molto poveri e hanno soltanto un'asina per fare questo lavoro, ma fanno lo stesso lavoro di mercanti.
portano avanti e indietro le merci. E loro vivono in una casupola piccolina, mentre prete Don Gianni vive nella sua canonica, una canonica, vicino alla chiesa, a Barletta, e Don Gianni compare Pietro e Donna Gemma vivono in una casetta piccolina con una stanzetta con il loro letto e poi di fianco c'è la stalla con l'asino. E ogni volta che compar Pietro va a fare commercio nella zona di Barletta, viene ospitato da Donno Gianni, che lo ospita a casa, lo fa dormire nel letto molto gentilmente, perché ormai sono diventati amici. E così quando Don Gianni va verso la zona di Tre Santi, viene ospitato dai due coniugi, dai due sposi, che però lo fanno dormire nella stalla assieme all'asino e alla cavalla, perché non hanno proprio spazio, c'è questo lettuccio dove dormono loro due e non hanno altre possibilità. Però questa cosa qua, Donna Gemma, le dispiace, proprio questo Don Gianni, questo prete così gentile, le dispiace. E quindi un giorno dice, compà, ma quando tu vai a Barletta e dormi nella canonica di Don Gianni, ma tu dormi nel letto, è vero? Sì, è vero. Ma no, allora non possiamo di farlo dormire nella stalla. E sai cosa facciamo? Io adesso vado dalla mia vicina di casa e le dico che stasera vado a dormire a casa sua, così almeno facciamo dormire Don Gianni nel letto con te, perché mi serve una buona cosa, non lo sa bene tu, ma con la cavalla, con l'asina e si mette in testa di fare questo favore a Don Gianni. Va da Don Gianni e gli dice, qua gli spiega, no Don Gianni, voi dovete dormire nel letto con mio marito, perché voi siete stato gentile e io sono contenta se voi fate questa cosa per me e per noi, e voi mio marito lo fate dormire nella canonica, qua nella scala, non è cosa. E Don Gianni, no, tuo male, no, io sto tanto bene con la mia cavalla, state tranquilli, io sto bene con la mia cavalla. Ma come state bene con la vostra cavalla? Ma dormite nel letto, che è molto meglio. No, ma Gemma, fidatevi, se vi dico che sto bene con la cavalla, sto bene con la cavalla. E lei continua a insistere. A un certo punto sto qua, un po' per gentilezza, un po' per togliersi la vita, insomma, non mi caso, ma si inventa, Don Gianni si inventa questa cosa, e dice, ma no, pare Gemma, state tranquilla, perché voi dovete sapere che io alla sera, quando mi corico con la cavalla nella stalla, io faccio un incantesimo e questa cavalla la trasformo in una bella giovane che sta con me tutta la notte, poi al mattino la trasformo in cavalla e vado a fare il mercato. Ma davvero? No. E allora va dal marito, gli racconta questa cosa, dice, guardi, ma la senti? E chi so fa sta cosa? Facciamoci imparare come si fa questo incantesimo, così al mattino tu ti trasformi a me in cavalla, vai a fare il mercato con me come cavalla e con la nostra asina e guadagniamo il doppio, poi alla sera mi ritrasformi in donna e siamo a posto, dobbiamo farci imparare questa cosa. E allora cercano di convincere Don Gianni a insegnare questa cosa. E sto qua, non è possibile, perché poi è difficile, è un incantesimo che tante volte non riesce, ci sono tante cose da fare. No, ma voi ce lo dovete insegnare, noi siamo poveri così, riusciamo a guadagnare qualcosa di più, io faccio una cavalla, non vi preoccupate, noi impariamo. Ma no, è difficile, poi è difficile la criniera della cavalla, e poi c'è la schiena, e poi c'è la coda della cavalla, la coda non si appiccia mai, sta coda, è difficile, ma noi impariamo, Don Gianni, insomma, continuano così tanto che alla fine sto qua glielo insegna e gli dice, ci vediamo domattina all'alba, e vi insegno come fare, però dovete stare molto attenti e dovete soprattutto compar Pietro deve stare attento, perché lui che poi dovrà fare l'incantesimo, no? Alla cavalla, alla moglie che deve diventare cavallo, deve stare molto attento e non deve fiatare, non deve disturbare l'incantesimo, no? Quindi arrivano al mattino nella stalla tutti quanti e Donna Pietro e Donna Gianni va, mi raccomando compar Pietro, voi dovete stare zitto, perché se parlate rovinate l'incantesimo e la cavalla non si fa più, mi raccomando, che è difficile, c'è la criniera che è difficile, poi c'è la coda, non si appiccia mai sta coda, state attenti, state zitto, mi raccomando. Prima di tutto, comare Gemma, si deve spogliare nuda, perché la cavalla è cavalla, mica cavalla, non è sfida.
Con la leggenda si spoglia e voi si deve mettere giù come dei cavalli a quattro zampe, e lei, bella tranquilla, si mette giù a quattro zampe, no? E allora Don Gianni comincia a fare l'incantesimo. Va davanti, comincia a carezzarle il volto. Questo è un bello mus di cavallo, questi sono belli crini di cavallo, e queste sono le spalle della cavalla, le gambe, gli zoccoli della cavalla, questa è una bella schiena di cavalla, queste sono le belle mammelle della cavalla. A forza di pastrucchiarla, insomma, anche Don Gianni, insomma, un po' si risveglia, no? Insomma, pastrucchia bene. Bella la cavalla, la schiena, e queste sono le cosce della cavalla, le belle gambe, gli zoccoletti della cavalla. E insomma, siamo arrivati alla coda, ma adesso dobbiamo appiccicare la coda, e la coda tira su e comincia a appiccicare la coda. E il marito, no, quale coda? Non la voglio più sta coda. Ma come la vuoi la coda? Hai mai visto una cavalla senza la coda? No, ce la appiccico io sta coda, mia moglie. No, dopo, noi la prima volta la faccio io che devi imparare. Ma no, no, questa coda è troppo bassa, la coda della cavalla va più in alto, no! Oh, ma niente, hai rovinato tutto! Adesso la cavalla non viene più, l'incantesimo non viene più! Che donna gemita! Ho scemunito! Ma lui lo saprà bene come si fa a appiccicare la coda alla cavalla! Hai mai visto una cavalla senza la coda? La stava appiccicando così bene, lascia di fare il tuo lavoro! No? Li troverà lieti.